migliaia di visitatori, cooking show con i grandi chef, eventi collaterali, spettacoli e degustazioni. Con il video che racchiude i momenti più salienti del 2020 è stata aperta la conferenza stampa di presentazione della 19esima edizione di Brodetto Fest, la manifestazione dedicata alle zuppe di pesce che torna a Fano dal 10 al 12 settembre. Lo staff ha confermato il format di successo della ristorazione che dallo scorso anno sostituisce i tradizionali stand gastronomici allestiti sul lungomare con un servizio di qualità garantito da un circuito di ristoranti collegati ai luoghi della kermesse grazie a una navetta gratuita, il Brodetto Bus. Una scelta di grande consenso degli organizzatori, Confesercenti, Pesaro Urbino e Comune di Fano, che si ripete per valorizzare il piatto simbolo dell'Adriatico assaporandolo in piena sicurezza. È una frase che non mi piace, ma dire grazie alla pandemia, assurdo, però l'anno scorso è diventata un'opportunità quella di far lavorare oltre 30 ristoratori del nostro territorio. Quest'anno saranno ancora tanti, le adesioni ce le hanno già chieste. Abbiamo capito che il piatto lo devono eseguire i professionisti della ristorazione, perciò l'esempio più banale è quello che l'anno scorso, nei 4 giorni del festival, a Fano non si trovava più pesce, né al mercato ittico né presso i grossisti. Il mondo della ristorazione, dell'oreca, come lo chiamiamo, ha bisogno di un segnale di fiducia, ha bisogno di un segnale di ottimismo, perciò le associazioni staranno vicine alle imprese come hanno fatto da un anno e mezzo a questa parte e con il Brodetto Fest lo saremo ancora di più. Tornano anche le uscite in barca, la scoperta delle meraviglie del mare con Brodetto Boat, ma quest'anno con le degustazioni tipiche a bordo. Altra novità è la piattaforma social dedicata alla cultura, alla storia e alla tradizione marinara. Il bianchello d'autore invece sarà come sempre il vino ufficiale del festival. Grandi novità e grandi conferme. Tra le conferme sicuramente gli spazi storici del festival, il Palabrodetto con i grandi cooking show, i talk show nel palco centrale condotti da Federico 40, lo spazio kids dedicato ai bambini con il Ministero delle Politiche Agrarie e Forestali e una grande novità, lo spazio Meet Moretta con una competition nazionale legata ai barman e alla Moretta, storica Moretta Fanese. Il Brodetto Fest, poi commentato l'assessore Etienne Lucarelli, sta crescendo in maniera notevole e le sue iniziative permettono una ricaduta economica importante sulla città. Ma sì, anche il Comune crede tanto in questa manifestazione perché innanzitutto è quella che fa emergere proprio le nostre caratteristiche, le nostre peculiarità enogastronomiche, quindi fa parlare di Brodetto, fa parlare di Moretta, fa parlare di Bianchello, in un momento proprio in uno dei più bei luoghi della nostra città, il Lido. E in un momento dove talk show e cooking show proprio si aprono a delle discussioni, ma contemporaneamente collabora con tutta la ristorazione fanese e fa sì che chi venga in quei giorni nella nostra città possa degustare il meglio dei nostri prodotti. In un momento dove si cerca di destagionalizzare, andiamo a settembre, con uno sforzo di innovazione degli organizzatori che ci fa ben sperare anche per il futuro. L'evento è organizzato con il contributo della Regione, del Ministero delle Politiche Agricole, del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Camera di Commercio delle Marche. Noi siamo qui a manifestare la volontà forte di promuovere un prodotto enogastronomico come il Brodetto, che è caratterizzante per il nostro territorio perché rappresenta davvero la nostra cultura. Riteniamo che sia una grande opportunità di promozione della Regione Marche, sia verso un turismo nazionale che per un turismo internazionale, e ci piacerebbe molto avere questo progetto anche a Dubai quando parleremo durante l'esposizione mondiale durante la settimana del cibo.